Santolcese per la 20ª giornata del campionato di seconda categoria, girone D, va in scena il derby tra gli uomini di Daronchi in completo bianco e la caselese di Pedemonte in tenuta giallo-blu. Il momento è positivo per entrambi, i tre punti varrebbero il primato, la cornice di pubblico merita ben altre categorie. Partiamo con le immagini. Al primo fondo della partita, ospiti in vantaggio, punizione di Parodi dalla destra, incornata di Danovaro al centro dell'area e tifosi giallo-blu in tripudio. La risposta del Santolcese non tarda ad arrivare, minuto 16, corner di Pesciallo, testa di Agostini, palo, Formoso raccoglie, appoggia nuovamente per Agostini, fuori. Passano due minuti e Rivera si rende protagonista di un autentico miracolo sulla punizione diretta all'incrocio dei pali da Formoso. Gara palpitante, al 25esimo Ferrando di esperienza conquista un prezioso rigore, Rivera si supera e neutralizza con un guizzo spettacolare sullo stesso Ferrando. Sugli scudi l'estremo difensore ex San Pierdarenese. L'incontro si surriscalda più del dovuto e a farne le spese è il mister della caselese Pedemonte, allontanato per proteste. Riprese e montaggio di Enrico Figus ci guidano alla seconda frazione di gioco. Tra il 47esimo e il 50esimo, prima Rivera risponde con i piedi, appoggi, poi Ferrando spara alto sull'assist di Pesciallo e infine gli sforzi dei bianchi di Daronc si concretizzano con il gol del pari dello stesso Ferrando, che a tu per tu con Rivera non fallisce l'appuntamento con la rete stagionale numero 11. Al 56esimo Alinovi è provvidenziale nel ribattere la conclusione di Danovaro sull'assist di Rivera. La gara rimane aperta e la caselese torna in vantaggio 5 minuti più tardi. Tiro di Pazzano da fuori, Danovaro sulla traiettoria smorza il colpo e supera Alinovi in controtempo 1-2. Il match è un susseguirsi di emozioni. Al 70esimo Rivera prima incerto sul tiro di Ferrando, poi prodigioso sul tentativo di Formoso. Capovolgimento di fronte, Compagnone inciampa nel momento meno opportuno a porta vuota, servito splendidamente da Parodi, gettando al vento un'occasione da gol incredibile. Nei successivi due minuti il Santolcese pareggia, punizione di Tonan, dormita della retroguardia ospite e tapin aereo vincente del solito, neanche a dirsi, Ferrando. Finale incandescente, nervosismo agli eccessi e Rivera che salva il risultato per l'ennesima volta in giornata sulla sventola mancina di Formoso dal vertice sinistro. Un derby rovente termina con il giusto punteggio di 2-2. Tutto sommato il risultato lo accettiamo volentieri, peccato per il secondo tempo, che il secondo tempo abbiamo preso quel gol lì su un rimpallo, se no volevamo vincere la partita a tutti i costi, però come hai detto te, le altre squadre San Desiderio ha pareggiato, rimaniamo 6 passi a distanza, ci abbiamo recupero, se riusciamo a vincere martedì sera andiamo a 6 punti, è un buon punteggio diciamo. Noi abbiamo fatto la nostra partita, eravamo venuti qua per provare a vincere, perché nella condizione di classifica in cui siamo noi, 3 punti sotto, con loro una partita da recuperare, comunque c'era il discorso che se vincevamo potevamo dare quel colpo al campionato che diventava abbastanza importante per noi.